Il Pescara Jazz, nato nel 69, arriva al mezzo secolo di vita e lo fa unendo il rispetto del suo luminoso passato alla grinta che serve per stare al passo con i tempi. E questo è il mix in cui crede Angelo Valori, direttore artistico, che nel presentare nella Biblioteca del Collegio Romano l'edizione 2019 ha ringraziato il fondatore del festival, Lucio Fumo, per la sua passione e l'impegno decennale. Al tavolo, oltre al direttore artistico, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e il presidente di iJazz Corrado Beldì. Palcoscenico tra i più importanti d'Europa, il Pescara Jazz inaugurerà il suo cinquantennale lunedì 8 luglio con un programma che prevede 15 concerti consecutivi fino al 22, più una coda di tre date, 24 e 28 luglio, e il 9 agosto gran finale con Fiorella Mannoia, personale tour 2019. Tanti big in programma, dalla cantante statunitense Didi Bridgewater il 19 luglio, al sassofonista americano Joshua Redman il 20, al bassista camerunense Richard Bona il 17 luglio, al chitarrista Robin Ford l'11 luglio con il Lorenzo Tucci Trio con Karima. In calendario anche il concerto Una Noche por Paco con Antonio Sanchez e il quartetto Flamengo di Ciano Dominguez il 13 luglio. Ma la vera sorpresa di questa edizione è Jacob Collier il 21 luglio, cantante, polistrumentista, producer, fenomeno, rivelazione del jazz contemporaneo, celebrità su YouTube, pupillo di Quincy Jones. Come si evince dal programma, grande attenzione data alla vocalità e alla canzone, afferma il direttore artistico Valori, pur conservando la parte più strettamente jazz. Infatti il festival si amplia con la sezione Pescara Jazz and Song, che mette al centro la forma canzone quale strumento di comunicazione e innovazione dei linguaggi, dei costumi e della storia di una società.